Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Joe e benvenuti su Ferrovie e Miniature. A grande richiesta torniamo finalmente a fare le reaction che me l'avete chiesto in tanti e voglio andare a guardare su Instagram tutte le novità che ci sono in questa settimana. Molto probabile ragazzi, grossa novità di questo canale e spero che questa cosa faccia piacere anche a voi, potrete vedere i miei video in multilingue, cioè potrete ascoltare questo video nel vostro audio preferito, quindi se siete inglesi, se siete tedeschi potrete automaticamente andarvi a vedere la versione audio mixata da YouTube. Ma ora partiamo, andiamo a vedere che cosa sta succedendo sul web, perché ragazzi ormai tutti hanno in mano un telefono, una telecamera ed è facile fare delle riprese di plastici ferroviari e siccome noi siamo molto appassionati di questo andiamo a vedere che cosa sta succedendo. Mi ricordo che il mio intento in questo format di video è quello semplicemente di divulgare la passione di tutti noi facendovi vedere altri canali che magari già conoscete o che non conoscete per potervi dare tante immagini e soprattutto tante idee per i vostri lavori. Quindi andiamo a vedere che cosa fanno quelli di Modern Railway 187, ragazzi, un canale con quasi 34.000 follower, penso che siano olandesi, guardando qua Groningen si trova in Olanda, quindi andiamo a vedere alcuni lavoretti ragazzi. Adoro questi tipi di video short molto corti dove si vedono piccoli dettagli molto importanti per la costruzione del nostro plastico, ma specialmente io adoro vedere queste micro miniature fatte ad hoc per andare a creare delle ambientazioni particolari. Ma una cosa importante di questi layout è sempre quella di far passare sempre il treno quando andiamo a fare questo tipo di riprese, perché il treno comunque è fondamentale in tutto. Infatti guardate, in questo caso il modellista è andato a lavorare su una zona dove c'è appunto un punto dove raccolgono il miele delle api e dove è stato messo questo miele sotto il ponte, un ponte della NOC, palesemente NOC, dove appunto addirittura guardate ci sono anche i barattoli di miele, ma sopra vedete sul finale passa il treno, che è uno spettacolo da vedere. Quindi ragazzi, a ogni video che noi andiamo a guardare, a reagire, io sarei contentissimo che voi mettiate qua sotto il vostro voto da 0 a 10. Io per questo scorcio ragazzi posso assolutamente dare un bel 8, che ne dite? Fatemelo sapere anche voi. Comunque non vi ho detto, questo è un articolo della Bush, quindi lo trovate anche in commercio. Questo articolo della Bush lo trovate anche sotto in descrizione nel link che vi porta su Amazon, trovate appunto tutto quello che andiamo a guardare, a curiosare in questo video. Altra caratteristica ragazzi, troviamo sempre un video di Modern Railway 187, ragazzi è una coppia che fanno appunto dei video legati proprio alla creazione dei plastici come faccio io, ma guardate i lavoretti che stanno facendo. E guarda caso uno di questi video l'ho portato qualche giorno fa, dove ho fatto proprio vedere la struttura, la creazione del terreno usando più tipologie differenti di colori di erbe. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi fate in questo modo, in quanto secondo il mio punto di vista, per avvicinarsi il più possibile al realismo, in molte occasioni è importante adottare questa tecnica proprio che ci permette di creare proprio un terreno molto più realistico, perché appunto possiamo diversificare non solo i colori ma anche il livello di misura della microfibra, diciamo dell'erba in questo caso da piantare, se usare magari un filo più grande o un filo più piccolo, di colorazioni diverse, e questo sicuramente crea molto molto realismo nel plastico. Inoltre ragazzi è importante anche certi dettagli usare spesso la pianta erbe, perché la pianta erbe è magnetica, vi aiuta sicuramente a impiantare l'erba dritta in piedi, anche se comunque potete farlo lo stesso con uno spazzolino e sollevarla. Ragazzi guardate qua, addirittura c'è il vigneto, io abito ormai in una zona di vigneti, sono abituato a vederlo ed è fatto veramente in una maniera molto molto particolare e dettagliata. In più si vede quel carretto, ovviamente è un'ambientazione molto tedesca, probabilmente mi state seguendo da tutte le parti del mondo e io comunque non posso nascondere che amo molto le ferrovie anche tedesche, perché sono fatte in un certo modo, a me piacciono molto. Però ragazzi guardate, poi come vi ho detto prima, il treno non deve mai mancare in questi scorci, infatti sul finale vediamo passare una locomotiva diesel che dà quel colpo di spettacolo in più. Oh, quel colpo di emozione quando vi arriva quella scatola imballata a casa quando avete fatto un'ordinazione dal vostro fornitore di modellismo e guardate con quanto amore aprono questa scatola con dentro questa locomotiva in scala 1.87 della Rocco, è un OBB638, andiamola a vedere, speriamo che l'audio ci aiuta. No, purtroppo sotto l'audio c'è la musica quindi devo togliere la musica, ma avrei voluto molto sentire il sound di questo treno. Guardate che
che bellezza. Ma guardiamo anche gli scorci. E soprattutto sapete benissimo, ragazzi, che quando faccio i video reaction io amo molto valutare quanto il treno stia andando in maniera adeguata, cioè la fluidità del movimento del treno. Spesso vedo dei filmati con treni che sfrecciano a velocità elevatissime e questa cosa non mi fa star bene, perché sono del parere che il modellismo ferroviario visto e pensato nella realtà deve rispettare anche questi parametri, quindi i treni devono viaggiare alla giusta velocità. Farò un video dedicato, l'avevo già fatto, poi l'ho tolto perché avevo avuto un problema di copyright, ma ne riparleremo quando ho spiegato appunto come utilizzare le vere velocità dei treni in miniatura rispettando la realtà, quindi treni diesel, treni elettrici, ma ne parleremo più avanti, e soprattutto anche nelle varie scale, quindi si differenziano le velocità sia in H0 sia in N sia in G, insomma in tutte le scale. Ovviamente vi voglio ricordare che questa locomotiva è austriaca, non tedesca come detto prima, perché appunto OBB è il simbolo proprio delle ferrovie austriache. Ma andiamo a vedere un altro scorcio particolare, ragazzi. Guardate, questo è un esempio di un plastico modulare passerella. Cioè, che cosa vuol dire? È un plastico molto ristretto, ne parleremo anche in seguito, perché il mio plastico che verrà fatto in casa mia sarà fatto proprio in questo stile passerella, proprio per ottimizzare gli spazi e vedere tanto passaggio di treni, ma soprattutto tanta paesaggistica in poco spazio. Qua loro si trovavano a un museo, è semplicemente un museo di esposizione dove potete andare ad ammirare treni reali, si trova in Olanda, e praticamente in questo museo spesso vengono esposti plastici di varie nazionalità, quindi tedeschi, americani, anche italiani. Andatelo a visitare perché probabilmente ci andremo questa primavera. Ma guardiamo qualcosina, qualche scorcio, giusto per farci un'idea, perché in questo museo trovate appunto dei diorami che sono secondo me fenomenali, piccoli scorci che rappresentano appunto dei dettagli, ma specialmente questo qua veramente mi piace moltissimo, dove c'è questo treno olandese, ma anche questa parte qua che rappresenta l'Austria in qualche modo, o comunque la Germania, è veramente spettacolare. Ecco, io a questi scorci in generale do un 7,5, non mi voglio azzardare, semplicemente perché voglio darvi poi un voto definitivo quando andrò a visitarlo di persona. Guardate, è molto bello secondo me. Scorcio del plastico di Miniature Wonderland, ci andremo tra poco, stiamo aspettando anche il nostro caro Mike, andremo insieme a visitarlo. Piccolo scorcio delle ferrovie, guardate qua, questo rappresenta la nostra Italia, guardate questo borgo, ditemi se non è spettacolare, ragazzi, le spiagge, il ponte, è qualcosa di fenomenale. Qua io voglio dire qualcosa, cioè qui c'è poco da discutere, qua il voto è sicuramente il 10, perché ragazzi in uno spazio così grande riuscire a lavorare sui dettagli vi posso garantire che è veramente difficile, e la fatica che ci metto per cercare di sfruttare al meglio gli spazi è incredibile, perché più è grande lo spazio più il dettaglio va a sciamare, ma in realtà loro ci hanno lavorato tantissimo, è un grande gruppo e quindi fanno delle cose veramente fantastiche. Ma anche io non vi deluderò perché vi sto per portare delle sorpresissime. Comunque guardate, questo scorcio sembra quasi un drone che sorvola questa penisola bellissima dell'Italia, comunque credo che sia eccezionale il lavoro che hanno fatto. Qua guardate, c'è un passaggio, uno scorcio ferroviario bellissimo. Proprio qualche giorno fa un mio fan, tra l'altro un amico, una persona, anche un mio cliente che mi segue da molto, Luciano, che saluto e ringrazio per le donazioni che mi arrivano spesso, mi ha chiesto dei consigli sull'illuminazione della sua stazione, e io sono sempre del parere che l'illuminazione della stazione, ovviamente in base al tipo e alla tipologia di epoca, quindi oltre all'ambientazione, è fondamentale, perché se stiamo parlando di un'epoca moderna abbiamo bisogno di tipologie di fari o comunque di pali di illuminazione differenti, ma se siamo in un'epoca magari 2 o 3, nei primi del Novecento, sicuramente le cose cambiano e quindi dobbiamo adottare ovviamente della palificazione differente da quella moderna. Le tipologie di pali comunque ce ne sono veramente tantissime in commercio, sicuramente una delle fabbriche migliori è la Viessmann, che fa veramente tante belle cose, come del resto la Beli e la Brava, che sono delle marche che secondo me propongono sul mercato qualcosa di veramente fatto bene. Poi ci sono un sacco di altre cosine e comunque degli adattamenti che potete fare. Tra l'altro ci sono anche le persone che se li autocostruiscono, quindi assolutamente lavori eccellenti che ho visto fare. In questa fiera nel 2023 sono stati esposti un sacco di moduli, ma tra questi moduli c'è questo americano che state vedendo in questo momento, e oltretutto ragazzi ci sono degli scorci, questo è un treno che abbiamo visto anche prima, ci sono degli scorci italiani, e sono curioso, anzi sarei curioso di sapere da parte vostra se riconoscete il modellista che ha esposto quel modulo in quella fiera, perché secondo me è veramente da andarlo a cercare e capire i suoi contenuti, perché eccolo, è questo quello che vi dicevo, guardate questo scorcio in appunto inverno con la neve, è veramente splendido, veramente un lavoro fatto. Io non amo fare diciamo le zone innevate, perché mi
mi mette ansia sinceramente tutto quel bianco, però guardate che bello, cioè magari avere un grande plastico da poter gestire e dedicare una piccola zona di quel plastico e creargli magari un'ambientazione un po' più invernale, no, per vedersi, però tutto il plastico invernale come in questo caso non ce la farei mai. Però ragazzi è uno spettacolo, guardate, addirittura sta passando la locomotiva che spala la neve ed è veramente fantastico. Questa invece mi ha sorpreso subito quando ho trovato questo video, cioè sono dei treni in scala G, in questo caso LGB è praticamente una marca della scala G, ed è un'esposizione che è stata fatta all'interno, sembrerebbe di una palestra, di un palazzetto dello sport, dove sta passando questo treno, guardate con quante carrozze che non sono neanche riuscito a contarle, forse nei commenti c'è scritto che praticamente forse sono 1001, ma può essere ragazzi, c'è un record, infatti c'è scritto World Record LGB Train, è una roba che veramente mi lascia così spaventato, e poi capire la forza di trazione di questa locomotiva che è in grado, anzi no, ecco, sto dicendo, ecco, infatti me ne sto accorgendo adesso, sono più locomotive in trazione con dei convogli collegati tra loro, infatti lo sto notando adesso mentre parlavo, sono più treni collegati tra loro, quindi non capisco dov'è il record, praticamente il record è dovuto a quanti sono collegati uno con l'altro e non sicuramente alla forza di trazione di una locomotiva che riesce a portare tot carrozze, infatti dicono che dovrebbero essere 60-62 set di treni, di convogli collegati tra loro, queste robe in Italia ragazzi ovviamente ce le sogniamo, cioè sono cose veramente che fanno solo in Germania o in America, in questo caso siamo in Germania. Ragazzi, non avete spazio per fare il vostro plastico? Non c'è problema, potete farlo comunque anche per terra, come questo signore che lo ha messo a terra nella propria stanza di casa e ha sfruttato ogni singola zona della casa per poter vedere girare i treni, e lo ha fatto secondo me in una maniera eccellente, ma guardate che bellezza, cioè è una roba, ovvio averlo avuto su un plastico sarebbe stato ancora più bello, ma guardate, riesci a giocare comunque, peccato che poi dovrai smontare tutto, però ragazzi guardate che bello, cioè si riescono a fare comunque delle cose anche senza il bisogno di fare un plastico, lo dico a quelli che magari non hanno spazio, vi conservate un tot di binari, vi fate i vostri layout, magari i vostri progettini su AnyRail, che ne so, su SCARM, e poi ve li provate a mettere in casa per terra per testarli, poi quel giorno che magari riuscirete a fare il vostro plastico, meglio ancora. Guardate quanti convogli passano in contemporanea, è una cosa incredibilmente fighissima, molto bello ragazzi, un voto veramente 9, ma solo per l'idea di aver fatto questa cosa, io non riuscirei a farlo semplicemente perché non starei in pace con me stessa a tenerli a terra, non so perché, ma era più forte di me. Cioè qua abbiamo una ripresa più dettagliata, più ravvicinata, quella dove praticamente c'è la zona che si va a infilare sotto il mobiletto, i convogli riescono a passare, anche adesso là in fondo non riesco a vedere, però si vede proprio che hanno uno spazio talmente grande per far passare dei convogli, ah ecco adesso si vedeva sul finale, girava dietro, quindi riesce a passare, ma ci saranno stati almeno una trentina di carrozze, molto bello. Avete mai sentito parlare di miniature train? Praticamente è un plastico itinerante italiano che gira per le fiere, per le esposizioni qua e là. Io sinceramente non lo conoscevo, mi è arrivato questo suggerimento da qualcuno di voi e andiamo a visitarlo, perché ragazzi ci sono delle immagini che, ragazzi, guardate qua, cioè se questo è il loro plastico io vorrei sapere dove si trovano in questi momenti. Troppo pulito secondo il mio punto di vista, però bello. Soffermiamoci a guardare anche i lavori che fanno gli altri. Ho trovato questa immagine, mi ha subito catturato, perché ragazzi, cioè una roba così a me fa impazzire, non so a voi, ma io quando vedo tutti questi scambi vado fuori di testa, mi porta indietro nel tempo, e ragazzi vorrei studiarlo un attimo con voi, perché diamogli un'occhiata di che cosa si tratta. È un plastico in lavorazione, guardate, lo stanno lavorando, molto rudimentale il lavoro che c'è dietro, nel senso si trovano in un posto con dove stanno facendo il cielo pitturato a mano, la tavola mi sembra veramente del legno compensato buttato là, ma però quello che c'è dietro è ciò che conta. Ma il lavoro che stanno facendo? Chi è questo, ragazzi? Cioè mettete nei commenti se lo conoscete, perché un giro di scambi così a me fa letteralmente andare fuori di testa. Studiatevelo un attimo, ma io qua vedo praticamente 5 scambi inglesi, 6 scambi inglesi, ragazzi. Cioè praticamente 4 linee che praticamente possono essere smistate su altrettante 3 linee, io vedo là in fondo, quindi cioè veramente bello. 10, ragazzi, voto 10, non posso dire niente. Ah, c'è scritto anche chi è, Shano Hatz Modelli. No, dobbiamo andarlo a curiosare, vediamo chi è. Oh, l'ho trovato e c'è anche un video, ragazzi. Non so se è il video di quel plastico, quindi ragazzi aspettiamo, guardiamoci anche l'audio, cioè sto impazzendo. Un diesel.
Che sound. Il treno è sporcato da Dio, cioè abbiamo solo questo scorcio, ragazzi, abbiamo solo questo scorcio. Ditemi che non è vero, perché vorrei vedere altre parti. Questo secondo me è parte di quello che stavamo vedendo prima. Questo sicuramente sarà uno di quei treni lunghissimi con 100.000 carrozze, ma guardate i dettagli, guardiamo intanto anche i dettagli dei binari, ragazzi, cioè i binari sono assolutamente realistici. Cioè un applauso. Assolutamente un applauso, perché è un lavoro fatto veramente bene. Oh, gran finale, carrozza manutenzione, guardate che roba. Confermo la prima prova che fanno su quel plastico è quello che abbiamo visto prima, è lui, lo riconosco da come è fatto il legno e dal cielo colorato. Qua forse assistiamo solo al sound dell'accensione. Ti prego, falla muovere e seguila, ti prego fallo, perché io voglio vedere tutto il plastico, raga. Da questo mi devo iscrivere, infatti lo seguo, perché sicuramente tirerà fuori qualcosa. Io voglio essere aggiornato su questo plastico. Accensione della locomotiva diesel effettuata, ma non la fa partire? È solo stata accesa. No, si sta muovendo. Silenzio. Forse riusciamo a vedere lo scorcio del plastico e spero che passi in quella zona, ragazzi. Io muoio. Dimmi che passi di là dove ho visto gli scambi. Ma quanto è grande, ragazzi? Io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 10 tronchi? 10 tronchi, ragazzi. No, dai, falla andare ancora un po'. Bella la frenata, bello l'audio. Peccato non ci ha fatto vedere altro. Vogliamo da questo signore un upgrade video. Aspetta, torna indietro, dimmi che ti fai tutto il plastico. Dimmi che ti fai tutto il plastico. Dai, vai, 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 vai. No, peccato, ragazzi, peccato. Sempre lui. Altra zona del plastico e vedo da dietro questo plastico, ragazzi, deve essere immenso. Cioè, ma quanto è... Ma è assurdo, ma guardate qua. Allora, abbiamo una linea che arriva con due binari. Anzi, c'è anche un terzo binario in cemento dall'altra parte, che però non è collegato probabilmente a questa linea. Sarà una linea a sé, che però soltanto questi due binari, quindi l'andata e ritorno di questa linea, si apre in ben 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 tronchi. Cioè, ragazzi, ma guardate com'è bello. Tra l'altro, ecco, ci tengo a precisare, perché ho visto qualche video, qualcuno mi è venuto a chiedere, gli scambi in curva sono reali? Assolutamente sì, esistono anche nella realtà. Non ovviamente con il formato che vediamo noi nella nostra geometria, perché ovviamente nel modellismo dobbiamo offrire uno spazio migliorato per non far deragliare i nostri treni, e ovviamente dobbiamo anche divertirci in poco spazio. Nella realtà gli scambi curvi esistono, e come, sono chiamati comunemente anche scambi a raggio ridotto. Questo significa che appunto su quegli scambi passano i treni, ovviamente non a tutta velocità, perché sullo scambio rettilineo slanciato è possibile correre, quindi anche a tenere le velocità elevate sugli 80-110, ma su degli scambi di quella geometria ovviamente bisogna ridurre molto la velocità. Sono scambi che vengono ovviamente utilizzati nelle zone di stazioni, zone di manovra, smistamenti, merci, eccetera eccetera. Concludiamo, ragazzi, concludiamo questa reaction di oggi. Ci stiamo divertendo un botto, andrei avanti per ore. Fatemi sapere se volete video più lunghi o più corti. Io sono sicuro che mi chiedete più lunghi, perché ci divertiamo. Ma ultimamente stanno andando di tendenza questi individui, questi signori tedeschi, che io li amo, li sto seguendo, ed è un gruppo di modellisti tedeschi, molto probabilmente dal linguaggio, magari mi sto sbagliando, ma credo che saranno di là, che stanno costruendo sopra un tavolo da biliardo, appoggiati sopra un tavolo da biliardo, dei moduli fatti di cartone. Guardate, usano il cartone e stanno facendo dei piccoli moduli componibili tra loro. Per me è una cosa molto innovativa, molto nuova, e anche a livello di spese è veramente molto interessante questa cosa, perché il cartone si può riciclare e trovare ovunque. Oltretutto, piccoli moduli molto dettagliati, quindi di facile, diciamo, elaborazione. Il fatto che si possono collegare tra loro è molto interessante, proprio per chi magari non ha spazi, conservarli anche sotto il letto e poterli comporre quando vogliamo far girare i nostri treni è interessante. Guardate, questo è uno dei tanti video che stanno facendo, io li sto seguendo,
E sono molto bravi, mi piace come lavorano e come stanno facendo questa nuova cosa insieme. Mi riporta un po' indietro nel tempo. Questo per esempio è un esempio di diorama finito fatto da loro sul cartone. Guardate, molto, cioè, interessante come cosa. Amo gli unboxing. Qua stanno aprendo una scatola con dentro del materiale. C'è una zona dietro dove vedete che c'è il ponte, è quello di prima. Però qua si vede un po' meglio il dettaglio. Questo è un esempio, guardate. Questo è un piccolo diorama. Qua è scala N. Guardate quanto si riesce a fare su una scatola di cartone. E mi è venuto in mente l'idea, ragazzi. Mi è venuto in mente, io ho un sacco di idee. Adesso vi parlo anche di questa cosa. Raga, concludiamo questo video semplicemente dicendovi che ho in mente un sacco di idee. Ve l'ho sempre detto. A volte molti di voi mi scrivono nei commenti che il mio canale è poco spinto. E purtroppo io riesco a dedicare poco tempo a questa cosa. Vi ho sempre promesso di dargli il meglio, ma ho veramente tante cose da fare. Ma c'è sempre un modo per cambiare le cose e questo dipende sempre da voi. Quindi se noi riusciamo a spingere questo canale, allora io riesco veramente a mollare il lavoro e dedicarmi totalmente a voi. Ma dovete esserci anche voi in questo progetto. Quindi like e iscrizione e condivisioni. Questo sicuramente mi aiutano tantissimo. E oltretutto mi aiuta anche il fatto che esiste un crowdfunding che se volete partecipare con i vostri fondi io non faccio altro che portarvi materiale. L'ho sempre detto, io non accumulo materiale, non sono un amante di possedere modelli, non mi interessa, ma amo costruire per realizzare e poi ovviamente essere a disposizione per i miei clienti che ormai da tempo mi seguono, costruisco, progetto, quindi se avete bisogno di progettazioni, realizzazioni di plastici, diorami, potete contare su di me, scrivetemi nella mail qua sotto mojoesi@gmail.com e sono a disposizione per voi. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, il prossimo video andiamo a lavorare sul plastico, c'è una sorpresissima in arrivo, quindi non mancate, vi voglio bene, grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!